Ecco qua, verso quest'ora noi cominciamo a girare in esterni, in interni invece iniziamo alle 9 e finiamo alle 19. Ora, per stare qui alle 7, 7 e 10, bisogna uscire di casa alle 6, perché Napoli, questa, la cosa meravigliosa di Napoli è questa. Tu devi prevedere un'ora, perché la gente parla, la gente vuole sapere. Allora ti fermi al bar a fare colazione, devi prevedere quel quarto d'ora di chiacchiera, che è la cosa più bella, perché la gente ti guarda, ti ascolta, non è che ti passa indifferente vicino. E questa è la bellezza di Napoli. Diciamo che il valore principale di questa serie c'era proprio il fatto di essere girata a Napoli, non si sarebbe potuta fare altrove, sia per quanto è conosciuta e amata nel mondo Napoli, sia per il tipo di personalità, di maestranze che ci hanno sostenuto, sono fondamentali. Vedete, insomma, fa freddo, però guardate che clima, come si fa? C'è una città che ti permette di girare d'inverno con un clima meraviglioso, piove pochissimo e quando piove, piove alla caraibica, pochi schizzi, per cui è una città ideale per girare. L'amore che ha messo la città nei confronti di Un Posto al Sole, cioè la partecipazione di tutti, ma anche il tipo di talenti, cioè anche la persona normale che viene a fare la comparsa, c'ha qualcosa da dire, c'ha qualcosa che ti fa interessare, cioè le persone qua sono fortemente comunicative, fortemente presenti e stimolanti. Insomma, io non saprei vivere altrove. Questa è la mia città. Vabbè, noi parliamo sempre della nostra Napoli, Napoli è unica, cioè tutte le città sono uniche, tutte quante hanno la loro personalità, le loro caratteristiche, insomma si vive bene dovunque. La cosa unica di Napoli è questa capacità di sapere accogliere. Noi abbiamo accolto tutti, dagli angioini, i normanni, gli spagnoli, i greci, e da tutti abbiamo preso qualcosa, anche la nostra cucina è ricca di queste contaminazioni, gli struffoli sono di origine greca, insomma la nostra cucina ha saputo prendere il meglio al mondo e così noi abbiamo saputo fare con il carattere, diciamo che siamo dei meravigliosi bastardi, cioè abbiamo un sangue ricchissimo di contaminazione. E poi la cosa bella è che c'è da ascoltare, magari in altri posti altre persone hanno poco da dirti, qua invece c'è una generosità verbale e intellettuale unica, meravigliosa. Questa è. Di là vieni Ilaria, fatti pregare. Togliere se voglio fare, perché la devono vedere dal vivo. Se no dopo perché possono pensare che stiamo facendo uno scherzo. Grazie, scusate. A Milano non ci credono però. Lei la deve far vedere agli amici perché sono vostri fan. A posto. Che emozione. Che emozione. Arrivederci. Arrivederci. Buone cose. Ciao. Grazie. Noi la potremmo rivedere. Loro se ne vanno. Ah, tu sei caldo. Partono. Io sono napoletana, sono di qua. Ciao. Grazie. 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 A voi. Allora, come vogliamo fare? Che succede qua?